Bomba No dà il benvenuto a tutti voi che riempite questa meravigliosa piazza vestita a festa. È la festa di un paese, di un popolo che da 92 anni per un giorno si riunisce tutto intorno a lui, dimenticandosi quello che era ieri e che ricomincerà domani. È il Rione Verde, il Rione del Pampano, che vi accoglie con sincerità e semplicità e vi invita ad entrare nel mondo fantastico che farà da sfondo alla storia che vogliamo raccontare e rappresentare questa sera. Signore e signori, Rione del Ballò! È questo il calore che ci fa fare la forza del mondo. Da sempre l'uomo ha cercato di descrivere con parole, suoni, immagini, il mistero e la bellezza della natura, la sua forza e i miracoli che essa compie nel suo eterno rinnovarsi. Ad aprire le porte del loro mondo fatato.
sì. La festa di Juve, andiamo stasera. Allora. Non c'è. No, stasera. Di una notte di fine estate. Ma dove siamo? Per caso questo è uno dei tuoi dispettosi sortilegi? Mia indomabile consorte, non essere prevenuta. Oggi voglio solo narrarti una storia. Alla fine di questa avventura scoprirai che ci sono molte cose che ancora non sai. Possiamo definirlo un viaggio in un tempo che fu. Orsù, non giocare con la mia pazienza. Svelami dunque questi arcani segreti. Vieni dunque, vieni e guarda, osserva con questi tuoi occhi una nuova magia. Questa è la festa con cui Madre Natura presentò ai suoi sudditi la sua ultima figlia, la vite. Tutti erano in festa, persino Noce. Ah, ma guarda, non è ancora niente, vedrai, vedrai, che inizino le danze!
ti ho detto che la festa era una celebrazione, ma non solo. Quelli sono quattro signori. Osserva bene. Helios, il sole, che riscalda e dà vita ai colori. Selene, la luna, e le gambe che fanno nella notte che rigenera i cuori. Eolo, il vento, colui che porta vita nuova e rinfresca i giorni. Teti, la pioggia, che disseta gli animi e le radici. Madre Natura li invitava alla sua corte ogni volta che nasceva una nuova creatura e decideva a chi di loro affidarne la cura. Ma la vite era speciale e tutti i quattro signori la volevano alla follia. Così, con tutte le loro forze, misero in piedi grandi dimostrazioni di potere per tentare di impressionare Madre Natura, senza però pensare alle conseguenze. Thank you.
sortilegio. C'era un ospite in attesa a questa festa, un uomo. Il fatto è che lui, senza alcun potere, si avvicinò al quattro e, facendo da scudo alla vite, riuscì a riportarlo equilibrio. Madre Natura, con il suo occhio magico, vide questo prodigio e fermò il tempo, ponendo fine al caos. Poi comunicò la sua decisione e affidò la propria creatura all'uomo. In ogni caso, non è finita qui. Grazie alla fervente dedizione e all'amore dell'uomo, la vite compì una metamorfosi, come il bruco si trasforma in farfalla e come questa storia si è poi tramutata in leggenda. Così un giorno la vite divenne uva. No!
applauso. Amore e passione fanno sì che dalla piccola vite possa crescere l'uva e dall'uva, con sapienza e pazienza, si possa ottenere il nettare della gioia, vino che scalda i cuori ed accende la festa vestendola con i suoi colori. È bello poter sognare e ogni anno in questa piazza condividere il sogno di un paese intero con voi che siete qui. E a questa festa chiedete un'emozione che possa diventare un ricordo. Non manchi il vostro applauso a questo rione, che vi abbraccia con suo entusiasmo e che vive tutto l'anno per questo momento. Le notti di fine estate lasciano il posto all'autunno. Sarà ancora vendemmia, sarà ancora buon vino. Finché l'uomo sarà capace di sognare e combattere per ciò che ama, ecco che la magia non finirà. E se anche noi prulettini non smetteremo di sognare, allora questa piazza si riempirà ancora del colore e del calore dei rionali, della loro passione per il frutto più bello che la nostra terra ci ha regalato e per questa festa unica al mondo. Viva l'imprimineta! Viva la festa dell'uva! Viva il rione del pallò! Il mio rione verde, il rione del pampa, il rione del pallone.